Padre, Figlio e Spirito Santo, e queste ore 7:02 di giovedì 8 giugno 2023, Corpus Domini, grandissima festa, sto per andare a Fisciano. E si dice per la terza volta quest'anno, speriamo che sia la volta buona per portare qualcuno dentro. È tutto affidato al Corpo Sacratissimo, Signore Gesù Cristo, dal Vangelo di San Giovanni, gloria tibi Domine. In quel tempo Gesù disse alla folla dei Giudei: la mia carne per cibo, il mio sangue per la bevanda. Chi mangia la mia carne per il mio sangue dimora in me e in lui. Come il Padre vivente ha amato me, io, come io vivo per il Padre, così chi mangia di me vivrà anche egli per me. Questo è il pane sceso dal cielo, non come i vostri padri mangiarono manna e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. L'asso di Cristo, con questo pane ricevuto ieri sera nella Santa Messa Tridentina Catacombale, vado a Fisciano. 04, io non ho parole. In 6 anni mai ho trovato questo traffico qui alla statale, sulla statale che porta via Francesco Fariello, cioè al terminal bus dell'AIR. Oggi che devo andare a volantinare all'Università di Studi Fisciano per la terza volta, succede, non mi va dritta una cosa incredibile. Mi succede sempre qualche cosa, sempre qualche cosa. A voi il commento, amen. 9:20, ho lasciato qui la macchina al termine dell'AIR e sto andando a prendere il pullman per Fisciano, sempre con lei. Sono arrivato con 20 minuti di ritardo. Meno male, mi è andato bene, pensavo di arrivare con 3 ore di ritardo. Vabbè, l'avviso l'ho fatto all'11 all'1, quindi per la gloria di Gesù, Giuseppe e di Maria, amen. Andiamo a lottare, amen. Io su questo, solidarietà massima alla grandissima amica, più di un'amica, Silvana De Mare, dottoressa Silvana De Mare, che è stata radiata dall'ordine. Una vergogna assoluta, anch'io sono radiata dall'ordine dei giornalisti sicuramente per quello che sto facendo. Ma questo mondo è massoneria pura, satanismo puro e ingiustizia pura praticamente. Però alla fine trionferà lei. Lei trionferà, vedete? Trionferà lei. Amen. Ma un volantinaggio che riesco a fare senza che mi succeda nulla è una cosa terribile. Sono scendere dal pullman, ma devo riprenderlo. Perché? Perché ho dimenticato di ciò nella macchina. È perché sono sempre sulle, capite? Cioè, ho 3.000 pensieri, cose, cioè, questo è il problema grosso. Vabbè, aspettiamo, è tutto. Vabbè, amen, che devo fare? Amen. Sul pullman, siamo usciti da. Se non ci riposiamo una volta, comunque dovrei arrivare sui quanti in orario per le 11, inizia le riposte in agiano.